stanno facendo diversi incontri, ai quali sinceramente faccio di tutto e lascio di tutto per poter partecipare, perché ormai io da 13 anni a questa parte ormai la sento come una missione e penso che tale sia. Infatti la prossima settimana, tra le altre cose, mi troverò qui a Lamezia per andare alla chiesa Maria Santissima delle Grazie, San Biase, dove il parroco Don Domenico Ciccione Strani si mi ha invitato perché vuole fare un incontro anche sul tema della donazione degli organi, per questo lo ringrazio. Prendo spunto da quello che diceva Padre Pasquale, che diceva sarebbe bene che se ne parlasse. Infatti sarebbe bene che se ne parli veramente continuamente, come si sta facendo in questi vari incontri. Ebbene, io mi trovo qui a cercare di trasmettere quello che io provo, ho provato, ma quello che io sento ogni giorno. Nel lontano 2000 parto sempre da questo ricordo. Il ministero ci ha inviato, se ben ricordate chi ce l'ha, non so chi l'ha fatto meno, ci ha inviato un tesserino di colore azzurro per aderire o meno alla nostra volontà per quanto riguarda la donazione degli organi. Ebbene, io come è arrivato subito ho aderito, non ci ho pensato nemmeno un istante, ce l'ho ancora nel mio portafoglio. Ebbene, non potevo, io, quello era qualcosa mio, cioè la mia volontà, eventualmente c'era la possibilità, l'occasione, eccetera, davo la disponibilità a che i miei organi fossero dati a qualcuno. Questo nel 2000. Non potevo mai pensare che a distanza di 5 anni dovevo dire insieme alla mia famiglia un sì per donare gli organi di mia figlia. Mia figlia Letizia, che aveva 21 anni, e a causa di un aneurisma improvviso, mentre eravamo a Piumefreddo, in provincia di Cosenza, senza che avvertisse nulla, da un momento all'altro ce la siamo trovati di distesa per terra. Da lì è stata portata con l'ambulanza presso l'ospedale di Pava, dove è rimasta alcune ore a pronto soccorso. E lì poi i medici hanno deciso di trasferirla all'ospedale pugliese di Catanzaro. Ospedale dove io ho avuto il piacere e la fortuna, in questo senso, che nella vita anche queste cose qua vanno intese in questa maniera qui, di conoscere persone come Padre Pasquale, lo ripeto anche qui come l'ho detto i giorni fa, ce ne vorrebbe un Padre Pasquale in tutti gli ospedali d'Italia, come la dottoressa Macchina, come il dottore Mancini, che è qui. Li ho conosciuti in quell'occasione. Sono 13 anni che siamo in contatto, che ci sentiamo. Ebbene, quel giorno, dopo 5 giorni che è stata nel reparto dell'ospedale, così come avviene per prassi, per Elisa non c'era più niente da fare. Padre Pasquale ha detto prima, si spera nel miracolo. Anche noi abbiamo sperato e abbiamo pregato anche di questo. Ebbene, nel momento in cui ci hanno chiesto che la Letizia non c'era più di salvare, che quindi avrebbero staccato i macchinari e l'avrebbero portata nell'obitorio, da lì a qualche ora, se eravamo favorevoli o meno a donare gli organi di Letizia.
non potevamo dire di no. Potevamo dire di no perché Letizia da quel 5 agosto non c'è più, non ci sarebbe stata più così come non c'è. Io quando giornalmente mi reco a trovarla, Letizia non c'è lì, c'è qualcosa ma non c'è più niente. Quindi che cosa gli sarebbero serviti? Gli organi che lei ha donato e grazie ai quali ha dato vita e ha continuato a dare vita a persone che ne avevano bisogno. Persone che noi abbiamo avuto fortuna di conoscerne due. Una di Napoli che ha ricevuto il suo cuore e uno di Roccella Ionica che ha ricevuto il re. Col quale ci sentiamo pure molto spesso e ci vediamo, che si è presentato da solo in chiesa, all'anno in cui Letizia andava alla messa in chiesa. Si è presentato da solo, non mi potete immaginare che emozione si prova. Non c'era Letizia lì, ma grazie a Letizia c'era quella persona. Quella persona che ancora, grazie a Dio, continua a ricevere affetto dai suoi familiari e a dare il proprio affetto alla famiglia, al proprio figlio. Ebbene, ecco io questo dico, io non abbiamo creato, io sono abito a San Pietro a Maida, sono di Coringa ma abito a San Pietro a Maida, ho altri due figli. Abbiamo creato un gruppo intercomunale dell'AIRO tra i comuni di Coringa, Portale, Busso Maida e San Pietro Maida e sono diverse le iniziative che facciamo durante l'anno per sensibilizzare i cittadini su questo argomento molto importante. Sicuramente, certamente, i relatori che ci sono stati prima di me vi avranno detto qual è la situazione in Italia e nella nostra Calabria per quanto riguarda la donazione degli organi. Ci sono più di 9.000 persone che sono in attesa di un organo per continuare a vivere. E allora sentire come io l'ho sentito, quel no, perdonatemi, io lo dico sempre, dovunque, ve lo chiedo perdono per chi è di fronte a me. Lo definisco egoismo. Che se ne dica? Egoismo perché io e mia figlia, che cosa, dopo 13 anni che avrei detto di no, che me ne facevo, che l'avrei lasciata intatta lì, col suo cuore, con i suoi reni, eccetera. Non avrei negato a 5 persone di dire ti voglio bene ai propri cari, solamente questo. E allora bisogna procedere con questa cosa, noi stiamo anche cercando. C'è un infermiere qui che lavora qui all'ospedale di Lamezia, signora Donella Gigliotti, col quale siamo in contatto e stiamo cercando di costituire anche qui a Lamezia un gruppo dell'AIRO. Perché è importante che ci sia una presenza sul territorio e che se ne parli. Perché di questo argomento purtroppo, come diceva padre Pasquale, quando tu l'affronti con qualcuno, specialmente non sono giovane, si vede che non sono giovane. Però quando si parliamo tra noi adulti di questo argomento, tu non gli parli di vita, sembra che gli parli di morte, dici sai, c'è questa dichiarazione da dover firmare, eccetera, è come se gli dicessi che devi stare firmando il tuo testamento di morte. Non è così, non è così. Si tratta solamente di una cosa, soprattutto, si tratta come è accaduto. Questo l'ho constatato io personalmente. Una famiglia in cui è morto un papà che non era contrario al discorso della donazione. Il figlio non era contrario al discorso della donazione. Però, come loro sanno benissimo e che lo avranno detto, se in famiglia c'è uno che dice no, purtroppo. Gli organi di quel parente non possono essere donati.
Ebbene, così è stato. Purtroppo così è stato. E allora, per dare veramente un aiuto, un sostegno serio, cerchiamo di parlarne di questo argomento dove ci capita. Io da parte mia continuerò a farlo finché il Signore mi darà la forza. Certamente lo farò perché parlando di queste cose si parla di vita, soprattutto di vita, non si parla di morte. Io su questa lettera che ha dato Padre Pasquale, cioè per ognuno di noi, i vari papi che ci sono stati parlano di che cos'è, che cosa significa questo gesto. Lo dico anche qui, io lo definito perché così lo ritengo, un sublime gesto d'amore, ci metto questo aggettivo perché per me è sublime, perché ho una cosa grande, che vuol dire dare la propria vita agli altri perché continuano a vivere. Ringrazio tanto.